Che dire, siamo qua. È appena finita 1-1. Una partita che... Allora, diciamo così, che la Samp forse ha giocato al meglio possibile, ma non è abbastanza. Unico in campo serio che può fare qualcosa è Petrov. Poi per il resto abbiamo un po' di lacune qua e là. Kasami un po' macchinoso, ha recuperato qualche pallone ma ne ha persi anche tanti. Vieira inguardabile, Stankovic ha fatto del suo, ha fatto un piccolo errore ma ha fatto del suo durante la partita, merita rispetto e stima, perché un ragazzo giovane si è ripreso dai suoi errori che ha fatto inizio anno e penso che stia andando verso la direzione giusta. La volontà c'è. Il problema è che non c'è la tecnica, non c'è abbastanza tecnica. Le azioni partono e poi si perdono troppo facilmente. Passiamo la metà della partita a rincorrere il pallone. Questo è dannoso per la squadra perché si stanca e poi nel finale, come al solito, assedio dalla squadra avversaria, chiunque sia, dalla più forte alla più debole. E rischiamo sempre di prendere gol negli ultimi minuti di recupero. Ma è andata bene così, abbiamo preso un punto. Oggi non è stata solo la giornata di Parma e Sandoria sul campo, ma anche fuori dal campo. E siamo andati a trovare i boys di Parma al Bar Gianni, che salutiamo tutti quanti, uno per uno. E Parma sono i nostri fratelli a Parma, e l'hanno dimostrato oggi in più occasioni, anche qua dentro lo stadio. Quindi ragazzi, vi saluto, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, ci vediamo in settimana su SampTube. Forza Doria sempre, un punto guadagnato, sempre meglio che niente, ragazzi.